La vittoria del San Cesario sulla Vis Pesaro va oltre il semplice risultato del Roberto Pera. Il 2-0 con cui gli uomini di Fabrizio Ferrazzoli superano la forte Vis Pesaro. Quello dei laziali è un autentico grido rivolto a tutte le squadre del girone F, come a dire, la matricola terribile c'è ed è pronta a lottare fino alla fine per un posto al sole. Mai squadra e città avrebbero immaginato di essere al comando della classifica, seppur in coabitazione con la gloriosa San Benedettese, che vince in trasferta contro Celano. Per giunta il tecnico tiburtino deve fare a meno dell'infortunato Tagliarò e dello squalificato Sabatino, mentre dall'altra parte Mister Maggi può schierare la formazione tipo. Pronti via, il San Cesario passa in vantaggio. Al settimo minuto è spettacolare la mezza rovesciata dai 25 metri di La Rosa, che pesca l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Foiera. Il gol gela la Vis Pesaro, che tenta una timida reazione, fermata sempre ai 20 metri dalla retroguardia rosso-blu. Al 32esimo Cremona prova a replicare al gesto tecnico di La Rosa, finisce però di poco fuori. Tre minuti più tardi tiro di Giorgio Torelli, che Di Salvia non trattiene. Il pallone rotola verso la linea di porta con Cremona che lo spinge in gol, ma da posizione irregolare. L'arbitro annulla giustamente. Nella ripresa gli ospiti si gettano in avanti, prestando il fianco ai veloci contropiedi del San Cesario, guidati da uno scatenato Siclari. Dopo 20 minuti la Vis Pesaro allenta la morsa e i laziali ricominciano a macinare gioco. Al 22esimo pericolosissima con Del Vecchio, che calcia a botta sicura con Foiera miracoloso nello sventare l'incursione offensiva. Al 32esimo Pesaro resta in 10 per l'espulsione di Santini, doppio giallo per lui, e per i biancorossi cala il sipario. Il San Cesario sfrutta la superiorità numerica e al 36esimo chiude i conti realizzando il secondo gol. Grande ripartenza di Del Vecchio che serve Crescenzo, apertura sulla destra per Siclari e rasoterra chirurgico sul palo opposto. 2-0 e per Invisibilio, per la grande vittoria del San Cesario, che si aggiudica il big match e vola al primo posto della classifica a quota 20 punti.